Ciao a tutti, sono Mirela, sono arrivata 16 anni fa dalla Romania e da 11 anni conduco le passeggiate Migrant Tour a Torino. Il progetto Migrant Tour, nato da un'idea di Viaggi Solidali in collaborazione con ACRA e Oxfam Italia, oggi è presente in 17 città italiane ed europee. Noi accompagnatori interculturali proveniamo da diverse parti del mondo e insieme abbiamo ideato degli itinerari urbani per condurvi alla scoperta delle nostre città e della loro dimensione multiculturale. Oggi vi voglio parlare delle tante tradizioni natalizie ed invernali che il mio popolo ha conservato. Alla vigilia di Natale, ad esempio, i bambini bussano ad ogni porta e cantano il Colind o la Stella, che sono dei modi di annunciare la nascita di Gesù attraverso canzoni antiche. Nei giorni successivi le canzoni lasciano il posto ad altre tradizioni: l'aratro, l'orso, la capra, i cavallini, la sorcova, che sono delle recite tramite le quali si fanno gli auguri. Tra tutte ho scelto di parlarvi dell'aratro, quindi del plugusciore. L'aratro è un'antica tradizione agraria derivata da un rito di fertilità e si fa nell'ultimo giorno dell'anno. I partecipanti, ragazzi del paese, vanno in giro con un aratro trainato dai buoi, chiedendo ad ogni porta: "Volete accogliere l'aratro?" Nella maggior parte dei casi la risposta è un sì, perché le tradizioni sono belle, perché questo invoca prosperità e abbondanza nel nuovo anno, ma anche per scaramanzia, perché si presuppone che laddove la risposta è un no, il nuovo anno porterà tutt'altro. Si recitano, o meglio dire, si urlano a squarciagola dei versi che parlano sempre di uno zio Traian, un riferimento chiaro all'imperatore romano Traiano, che insieme al re daco Decebal mise le basi del popolo daco romano, gli antenati dei rumeni di oggi. In questi versi Traiano salta in groppa al cavallo e va a cercare un terreno fertile dove arare e seminare per preparare la raccolta futura. La recita va avanti, accompagnata normalmente dal suono dei campanelli, che in realtà invocano i campanacci degli animali, dal suono del buhai, uno strumento che imita il verso dei buoi, e dallo schiocco della frusta del contadino. Tutto il gran fracasso che si fa deve spaventare l'anno vecchio, che così se ne va più in fretta insieme a tutti i suoi problemi. Alla fine si balla e si brinda con vino o con la grappa rumena. Le famiglie che ricevono gli auguri devono ricambiare offrendo noci, mele, colac, plăcinte e cozonaci, quindi pane e dolci rumeni fatti in casa, o più recente anche dei soldi. Il ricavato si mette nella traista, una borsa a tracolla che ogni partecipante deve avere con sé. Si va poi più avanti ad un'altra casa, si va a bussare ad un'altra porta e si continua così fino a mezzanotte. Però la parte più bella è quella degli auguri finali, che in traduzione libera dicono: che la vostra casa sia una casa accogliente, che la vostra tavola sia sempre piena. Avrete tanti barattoli di panna quante le pietre vicino alla fontana. Avrete tante monete d'oro sul tavolo quante le scandole sul tetto. Avrete tanta salute e ricchezza nell'anno che viene e per tanti anni ancora. Quindi, da parte mia, dell'equipe di Migrant Tour e di Viaggi Solidali, ecco a voi gli auguri tradizionali rumeni. Să vă fie casa casă, să vă fie masă masă. Câte pietre la fântână, atâtea oale cu smântână. Câtă șindrilă pe casă, atâția galben pe masă. Sănătate și mulți bani, la anul și la mulți ani!